Allora, buongiorno a tutti, come detto sul gruppo oggi abbiamo, insomma, parliamo del solito punto, però un po' più, diciamo, più ampliato. Senta, oggi c'è un ospite, insomma, il mister del San Gregorio, mister Pino Alessandro, buonasera mister. E poi abbiamo anche il DS Zaccone, che insomma, come ho detto anche sul mio profilo Facebook, se l'avete visto, un complimento alle due squadre di evoluzione del campionato, Maida e San Gregorio. E poi abbiamo il nostro diciamo, inarrestabile Jimmy Cutri, che sempre ci vede questo campionato. Allora, io darei subito la parola a Jimmy, perché lui è stato sempre il primo, e parlo un po' di questo. Intanto buongiorno, veramente siamo circondati di due vincenti qua, no? Perché sono veramente vincenti sia sul campo che anche fuori dal campo. Hanno raggiunto un obiettivo veramente alla grande, soprattutto il Maida, che non arrivava a questo obiettivo da parecchi anni, non mai, ricordo, mai. Infatti c'è stata una festa, diciamo, prolungata per tutta la settimana, e ancora i festeggiamenti dovrebbero venire. Poi domenica c'è quest'altro incontro, questo di nuovo derby, che dire, aspettiamo un attimino, però diciamo che hanno ottenuto il massimo di questo campionato, una società che abbiamo ripetuto giovane, veramente una linea educativa sia all'interno dello spogliatoio, esternamente, con un pubblico delle grandi occasioni che fa invidia a tutti. Io ho sempre detto che a fronte manca un pubblico del genere, perché se il fronte avrebbe avuto un pubblico del genere, sarebbe, secondo me, avrebbe fatto già il salto. Poi, per non parlare del nostro amico mister Alessandro, che ha costruito un qualcosa, secondo me, non me ne voglia Zaccone, ancora più superiore al Maida. Perché diciamo che dove è andato lui a mettere, diciamo, il suo proprio a San Gregorio, ha dato una linea soprattutto di mentalità diversa, perché in un primo periodo sicuramente. C'era questa squadra che beccava parecchie espulsioni, e come io ho parlato bene della Stilese, che doveva migliorare questo rapporto con gli avversari, perché poi non è che siamo tutti caldi, parlo io che sono un vulcanico, figurati, però bisogna dare un'indicazione. Lui ha lavorato tantissimo a questa squadra del San Gregorio, che se tu vai a vedere le ultime 6-7 partite ha preso pochissime espulsioni. La stessa cosa l'ha fatto il Staletti dopo la partita, che è Staletti-Stilese, che io insieme a te abbiamo assistito, c'è stato un po', diciamo, di espulsione, c'è stato qualche cosa di non bello. Poi senz'altro ci sono riuniti società, allenatori, giocatori, e hanno creato la stessa cosa che ha creato Alessandro, e diciamo che li ha portati veramente lontano. Bisogna dare veramente un 10 lode, perché ha chiuso, adesso non mi sfugge, ma un 4-5 partite risultati utili, ma proprio andando a vincere addirittura a fronte, dove una signora squadra che non perdeva da una vita. Infatti il fronte, dopo la partita di Alessandro, non riesce più a rientrare nei giochi, e secondo me ha perso il campionato. Bisogna dare veramente un applauso, e però me lo dovete anche consentire, bisogna anche lanciare un messaggio al Nicola, che ha fatto un gran campionato, era diventata la squadra che in casa non lasciava niente a nessuno. Non me la voglia il mio amico presidente Somano e anche il dirigente Po, anche qui dove noi stiamo trasmettendo questa tua, diciamo, rubrica diciamo sportiva di questo campionato, io gli dissi che il San Gregorio poteva fare anche 6 punti e potergli i playoff. E così è stato. C'è un sacco di amici, giocatori, Ascone, dirigenti, eccetera, eccetera. E così purtroppo è stato, ma bisogna scegliere 4, no? Una vince, gli altri 4. E che dire, bravissimi tutti e due. Una mentalità cambiata di questo calcio, che secondo me in prima categoria, quello che hai fatto tu, io l'ho detto dall'inizio e lo ripeto, è inutile che tu mi fai la giravolta, se non c'ero io c'ero un altro, non è vero niente. Quello che hai creato tu, hai creato una cosa educativa in questo campionato, che negli altri anni, te lo posso assicurare io, che ho fatto quasi 9 anni di prima categoria e ne ho visti di cotto e di crudo, come il nostro amico direttore e anche Alessandro, il campionato di prima categoria, ci non è C, con il tuo, diciamo, il tuo mettere insieme tutte queste società, tutte queste squadre, tutti gli allenatori, tutti i direttori, insomma tutti i componenti di questo calcio bellissimo, hai fatto sì che
non succede più niente nei campi, infatti si possono contare con proprio con il minimo qualche giornata nera. Ma se mi mettono un minuto, dovrei sapere che praticamente prima, secondo me, non c'era modo di comunicare a tanti loro, perché finiva la partita, facciamo sempre, finiva il rischio, quello che sia, non c'era modo di chiarirsi il giorno dopo, invece in questo modo è anche la possibilità di potersi... Allora, ecco che mi dai atto di quello che dico io, ma penso che lo dicono tutti, anche perché secondo me, al di là che la Stiresa ha vinto e merita 10, io penso che il 10, come dici tu, che hai creato questa cosa di unione fra tutte le società, figurati che c'era una squadra che doveva andare a giocare a Pronti, il dirigente del Pronti si prestava a accompagnarlo, a prendere l'autostrada, la stessa cosa ha fatto il San Pietro, la stessa cosa ha fatto, ma l'hanno fatto tutti, tutti, non c'è stata una squadra che si è estraniata di questo campionato nel modo in cui non avere rapporto con tutte le società, c'è stata una cosa veramente bellissima che io non ho mai visto in questi campionati, io parlo di questi campionati, e questo va dato un applauso a te e anche a tutti coloro che hanno partecipato. Io sono stato contento che mi sono inserito in questo gruppo perché volevo farmi un anno di riposo, invece mi sono dovuto mettere a studiare, a vedere un pochettino come andava questo campionato, ma l'ho fatto con piacere e con entusiasmo. Ho conosciuto anche io persone, perché non è che per dire che sono una vita nel calcio si conosce anche altre persone. Ho conosciuto l'allenatore dello Staletti, che dopo ha fatto, diciamo, un campionato, e dopo comunque parleremo più avanti di questa situazione. Ma dovevo delle squadre, veramente un campionato bello. Adesso qui c'ho i vincenti, e secondo me è giusto passare un po' la parola anche a loro, no? Cioè, perché se una cosa, io dico un'altra cosa, ho fatto del Maida. Anche a Maida è arrivata la ventata nuova, perché io mi ricordo pure quando sono arrivato a Maida, che prima non facevo nulla, ho visto che c'era pure una ventata un po' anche di... A volte mi ricordo che ho visto una volta la partita, non dico la squadra, dove ci fu pure, veramente mi venne la paura di dare quello... Cioè, io da loro non ho visto, da quando ci ho preso con Zaccone, c'era la ventata che avevo cambiato, cioè non si vede più... Ma cosa, cioè, a parte quella che ho detto l'altra volta, se mi trovo, diciamo, lo sport, il calcio è proprio, cambiamento. Ecco, un calcio... Ma io penso che adesso loro, senz'altro, sono, diciamo, i personaggi che hanno fatto bello questo calcio, no? Di questa prima categoria, però io penso che dagli errori si matura tantissimo. Io per esempio, con l'esperienza che ha Zaccone da direttore sportivo, senz'altro avrà migliorato tantissime cose, anche il parlare con le persone, il confrontarsi. E lo stesso ha fatto Alessandro, diciamo, in una zona un po' dove c'è, non dico, una zona che vive tantissimo di calcio perché è circondata dalla Vibonese, tante squadre, perché lì, se non vado errato, Alessandro, ogni angolo c'è una squadra, perché... Sì, ma poi San Gregorio è attaccatissimo a Vibo, quindi... Addirittura, è al centro di tante realtà, Vibonese in primis, ma Viorese, Spina... Ma ci sono San Calogero, che è salito pure in prima categoria... Insomma, la zona di Vibo è piena di squadre e naturalmente è sempre più difficile fare un risultato perché i giocatori vengono pescati, diciamo, con una certa mira, no? Come ha fatto la Rombiolese, perché non me ne voglio, per me la Rombiolese ha fallito il campionato perché una squadra che... Ma chi ha detto che vinceva il campionato? Io ero convinto che vinceva il campionato, pure anch'io. Come nomi, perché dopo a Natale hanno preso anche a Catalano e a Campo. E, a Campo, cioè, bravo, tutti, insomma... e poi se tu vai a vedere i risultati, Alessà, hanno sbagliato in casa il campionato, però alla fine ha vinto la Stilese, brava la Stilese, ha migliorato, però resto sempre sul mio punto. Che per me il Pronti è la squadra che ha regalato questo campionato. Perché non può perdere tre partite consecutive in un momento così importante. E non vorrei che domenica il nostro amico Zaccone gli voleva fare la festa. Pronti. Ma noi glielo lavoriamo, qui diciamo al balcondice, però. Tu glielo hai, io però. No, ma che all'avevo capito, credo che sia importante fargli la festa al Maida, non so io. Ma Andrea, io penso che più contento di lui non ci può essere, un'uscita dopo un campionato di Nocera che, diciamo, ha raggiunto la salvezza, adesso si è trovato
con una squadra che io ho sempre detto che è di promozione, perché 9 undicesimi di quella squadra sono calciatori di promozione. E ma non lo dico adesso che non ci sono più io lo dico da quando ci sono. Già l'anno scorso. Questo, prima di dare la parola alla mister Alessandro, che giustamente deve andare via, sappiamo che ha gli allenamenti con San Gregorio, salutiamo anche gli amici di San Gregorio. Volevo solo dire una piccola cosa, Jim. Io ho piacere di vedere insieme tu e Alessandro, perché io ricordo l'ultima partita di Filadelfia, dove insomma purtroppo ci fu una piccola discussione, mi dispiace, però ho piacere di rivedervi insieme. Ma guarda che noi io ci siamo già incontrati, perché lui sì, anche le scommesse dove vincio lui, ma cioè, non è un problema questo, ma cioè, ci può stare tutto. Bisogna accettare tutto, no? Che c'entra? C'è una discussione, dopo ognuno resta sulla sua linea, poi si fa un certo incontro e si dice, ma finisce là, cioè non è che possiamo andare avanti in questa vita che non si sa che può succedere. Di ancora essere con quella, come si dice, adesso non mi viene la parola, con quel pensiero che io non ho avuto niente con me, né con Alessandro, no, ma ce ne né con nessuno. Io ho il mio carattere, Alessandro c'ha il suo. Senti, allora adesso passiamo all'amico di Alessandro, che giustamente ci deve... Ciao Pino, benvenuto al nostro punto, insomma, ma oggi diamo il punto speciale, insomma, e complimenti per questa qualificazione. Insomma, io volevo dirti una cosa, Pino. Io a un certo punto del campionato, quando ho già detto anche privatamente, volevo dirlo anche quando giocassi con Girifalco in casa, che perdi 2-0, avevo un brutto metodo, ma per me Alessandro oggi non finisce il campionato. Sì, anche Jimmy, abbiamo parlato più volte di questa partita che qui era in casa. Secondo tempo? No, è andata. No, 2-0 in casa per te, ma erano in crisi i risultati, insomma, rischiava anche l'ultimo posto, che non c'è mai stato, diciamo. L'ultimo posto? Sì. Vabbè, mi correggo, però voglio dire. Abbiamo provato tutto, un po' di tutto. Pino, qual è la tua impressione ovviamente di questa annata, diciamo, che ancora non è finita, perché c'è ancora il playoff domenica di Rombiolo, dove credo che il San Gregorio possa tenere ancora molto, posso dire, sicuramente. E come ha detto anche il mister Camilo Ferretti sul giorno alla radio, se hai sentito, lui dice, oppure questo San Gregorio, essendo una delle squadre più in forma del campionato in questo momento, può davvero far paura a chiunque in questo momento. Ecco, tu, ecco, qual è il tuo... Guarda, Francesco, intanto ringrazio Jimmy per le belle parole, per i complimenti che ha fatto a me e che ha fatto alla mia squadra. Sicuramente noi abbiamo passato dei momenti difficili. Tu ricordavi la partita andata contro Girifalco. Sì, per dato 2-0. Per dato 2-0, poi siamo riusciti a riportare la partita. Eravamo nel bel mezzo di un periodo molto difficile per noi, perché come ricorderai eravamo in un grosso periodo di emergenza, insomma, quindi tante difficoltà, tante assenze, infortuni anche gravi, due ragazzi di colore, il Vandere che ancora non avevano, insomma stavamo passando un momento sicuramente non facile. Questo però credo che sia stato un punto a nostro favore, nel senso che poi ha fatto sì che ci confrontassimo ancora di più e fossimo ancora più forti nel superare le difficoltà che sia in quel periodo che anche avanti poi abbiamo avuto. Io non dimentico, voglio essere onesto, che fino a 4 partite fa, come giustamente diceva Jimmy, alla vigilia della partita di fronte non ancora lottavamo per prendere punti per salvarci. Questo a dimostrazione che è stato un campionato sicuramente molto molto equilibrato, dove fino alla fine chiunque, come spesso hanno un po' tutti quanti detto, Jimmy compreso, è un campionato dove tutti potevano lottare, se non per tutto, comunque passare da una lotta per i play-out a una per i play-out. Scusa, io non voglio disturbare perché, ma se tu pensi che il Magda vinceva la partita con la Laterina, cioè secondo me lottava per la prima posizione, esatto, se vi ricordate bene, cioè non dico, infatti io secondo me, siccome ho assistito a quella partita, per me è stato un omaggio che gli ha dato il Magda, perché non puoi prendere ancora in sisso all'ultimo minuto un gol da metà campo, quasi dalla panchina, ma un rigore banale, una punizione e niente. Comunque mi allacciavo al discorso di Alessandro, che questi possono vincere. Questo conferma che è stato un campionato molto molto livellato, dove veramente i colpi di scena sono stati all'ordine del giorno. Sicuramente per quanto ci riguarda credo che la svolta in positivo sia stata proprio la partita di fronte, dove noi avevamo ancora grosse esigenze di classifica per quanto riguarda i punti pesanti per salvarci. Siamo arrivati a quella partita sicuramente con grandissime motivazioni, perché oltre alle esigenze di classifica venivamo
col ricordo, diciamo, della partita d'andata dove un po' scioccamente, insomma, abbiamo arrivato a quella partita. C'era anche io, ricordo, sì. Vedere, quindi le nostre motivazioni erano sicuramente molto molto forti. Il fatto di aver spoderato, credo, una buona prestazione, preso 3 punti, sicuramente ci ha dato molto, molto morale, molta, molta fiducia, ha cresciuto ulteriormente la nostra autostima, ed è chiaro che poi a 3 partite dalla fine, guardandoci in attimo intorno, vedendo quella che era la classifica, si è intravista, diciamo, questa possibilità di poter eventualmente, ormai a salvezza quasi, quasi acquisita, insomma, provare a fare qualcosa in più. Partita successiva a Nicotera, credo abbiamo fatto un'altra buona prestazione, quindi preso altri 3 punti sicuramente importantissimi, e alla fine poi la partita con Maida abbiamo concretizzato, diciamo, questo, non dico questa piccola impresa, però sicuramente questo risultato che era fino a poco tempo fa sicuramente inaspettato per tutti quanti, sì, sicuramente per tutti quanti. È ovvio che siamo contentissimi di questo, adesso ci troviamo in questa situazione, siamo sicuramente da una parte contentissimi, dall'altra siamo motivati e consapevoli che ce la possiamo giocare. Sappiamo che andiamo ad incontrare una squadra che è sicuramente molto forte, come diceva Jim, una squadra che sulla carta, almeno per quanto riguarda le individualità, è una squadra che... Vorrei fare una domanda ad Alessandro. Se non vale grado la partita, diciamo, d'andato di ritorno tra Rondiolo e il San Gregorio, leggendo la cronaca, io ho notato che voi avete avuto più occasioni di loro, dove voi avevate fatto una grossa prestazione. Sì. Cioè... in effetti sì, abbiamo se non mi dimentico un 0-0, uno 0-0 con tanti rimpianti da parte nostra, abbiamo fatto un'altra prova stile un po' Fronti, stile un po' di cosa, una grossa prova sia sul piano caratteriale che quello, credo, del gioco. Ma essendo che il campo pure è abbastanza largo, grande, quello di Rombiolo, con la loro velocità bisogna starsi un po' attenti. Poi sì, penso che Alessandro, gli voglio fare questa domanda. Come la stai preparando questa partita questa settimana? Su che cosa ti stai concentrando, diciamo? Guarda, tu sai bene, Jimmy, che una partita del genere alcune cose non si dicono mai. E come dicevi tu, giustamente abbiamo incontrato, soprattutto nella regione di ritorno, la Rombiolese, l'abbiamo affrontata in condizioni, diciamo, diverse rispetto all'andata, dove invece diciamo che cominciava per noi quel grosso momento di difficoltà per quanto riguardava le assenze. Una partita che, devo dire, il loro portiere è stato veramente bravissimo, perché ha evitato... Ultimamente questo Colossi è da 10 in ogni partita, sia in casa che fuori casa. È un giocatore. Le cronache, siccome io l'ho avuto in eccellenza col San Biase, mi fa piacere che non invecchia mai questo, però... Un grandissimo portiere di esperienza, uno di quei portieri che nei momenti tocchi delle partite, quando c'è da dare qualcosa in più, lo fa, e credo che forse non solo in quella partita, ma pure in qualche altra, ci ha messo del suo per dare punti pesanti alla Rombiolese. Dicevo, noi è chiaro, sappiamo che andiamo ad incontrare una squadra che è molto forte sul piano delle individualità, probabilmente... Forse l'aspetto psicologico in questo momento non è dei migliori per quanto riguarda la Rombiolese, perché credo abbia pensato di lottare fino alla fine per vincere il campionato, ed è chiaro che poi resettare tutto e mettersi nelle condizioni di affrontare gli spareggi di promozione non è semplicissimo. Noi sicuramente invece arriviamo abbastanza con condizioni psicologiche sicuramente positive, li conosciamo bene, sappiamo quali sono i loro punti di forza, crediamo di conoscere anche alcuni loro limiti e speriamo di riuscire a sfruttare questi per fare quello che dobbiamo fare. Un altro passaggio, un altro sogno. Diciamo. Chiaro, noi abbiamo sulla carta 120 minuti per cercare di fare un gol più di loro, sulla carta. È normale che faremo di tutto per giocarci le nostre possibilità nei 90 minuti. Sappiamo, ripeto, che non sarà per niente facile, loro sono una bella squadra avranno sicuramente un pubblico numerosissimo alle spalle, ma credo che anche noi saremo seguiti da tantissimi tifosi, perché comunque questo risultato, proprio perché inaspettato, adesso ha generato un entusiasmo
sicuramente importante. Anche il paese, allora vediamo pure che verranno parecchie senatorie per questa partita. Mi risulta, so che si stanno organizzando anche con alcuni pullman. Addirittura, ma hai visto, guarda, è un paese che abbiamo. Siamo contenti di aver un pochino risvegliato l'entusiasmo in un paese che forse per tutti. È quello che dicevo io. Bravo, sì. Veramente complimenti. Anche se penso una cosa, io anche lo leggero, il disegnatore metterebbe un campo molto più dichioso di quello che secondo me, cioè non me ne voglio gli amici, però è un campo dove insomma non c'è una tribuna, non c'è, non si può andare a impianti che non dispone di una tribuna, però so per certo che a fine campionato non si stanno muovendo, sono già mossi ed è già comune, insomma, speriamo le porte di Vibo è senz'altro ci sarà. Allora, adesso vorremmo dire qualcosa anche a dire all'amico Zaccone che sta aspettando, sta seguendo, però anche a te, caro Vincenzo, tu non sei uno degli altri due, cioè di Jimmy, sei stato un grande, hai portato a Maida veramente una metà nuova. Lascia parlare tutti quelli che insomma Maida, perché sapevo che c'è quella forza politica a Maida, che uno contro una volta, io dico che il Maida, lo dico Maida, è stata dopo la diciamo la parte sportata con Chiaravalle, che 3 anni fa è cambiato veramente qualcosa, ma pure in meglio anche nella civiltà della scuola di tifosi, perché detto, dico, ci sta che i tifosi si arrabbiano, però alla fine finisce, questa è la cosa più bella. Ecco, tu adesso, come con questo miracolo del Maida, possiamo dire chiamarlo, era una squadra, diciamo, perché è una squadra molto forte, sappiamo che giocatori come Tazzi, come Romagnolo, che sono il perno della squadra, ma anche Caruso, Moracchi, che sono insomma sempre giocatori che sono stati determinanti per la fine del campionato, specialmente Moracchi che poverino, lo salutiamo, ha avuto un brutto infortunio al ginocchio e si è ripreso bene, insomma, speriamo, insomma, che, però secondo me, Davide, come dovresti un po' tirare sul carattere, cioè, sono più meno focoso, magari, giocare di più, secondo me, a pallone. Ma ti sei dimenticato del trio d'attacco formidabile. Ma anche Martinez, soprattutto. C'è un trio veramente, complimenti alla società che ha fatto questo trio meraviglioso. Mi posso intromettere dal punto di vista, lì davanti hanno veramente fortissimo, secondo me sì, perché si integrano veramente. Ma ha lavorato bene il direttore, come Orsino, quello del Crotone, no? Che va a beccare i giocatori. Il direttore è riuscito a beccare, oltre all'allenatore che è una persona seria e valida, ha beccato anche i giocatori. Vabbè, ma c'erano molti giocatori come Mazzei che giocano buon calcio, dietro calcio, giocatori che io per quanto riguarda Mazzei gli tirerei un po' l'orecchietto, perché quel giorno Colterino, prese quell'espulsione che ne poteva fare a meno, e infatti da lì è nato un pochettino la problematica. Ma anche l'espulsione di Anne con il campionato, direi che pure si sta parlando di non vincere il campionato. Però ecco, non vorrei come dimenticare l'amico, il tuo amico, anche diciamo anche Franco Barone, che ha fatto pure una grande assolutamente ecco comunque grandissimi penso che siano questo, ecco, dici tu, insomma, parla un po' tu, facciamo di questo Maida e insomma di questa parte poi domenica contro intanto grazie per l'invito per questo pomeriggio, insomma, insieme con mister Tutti e mister Alessandro. Io vorrei precisare una cosa, che il miracolo Maida è frutto di una programmazione importante di una società che ha in fuori regione, che ci dà molto spazio per poter lavorare con serenità. Tutti i miei dirigenti hanno un ruolo importantissimo nella società, e questa è una vittoria della comunità di Maida, perché come dice Mr. Putri, Maida ha un pubblico che secondo me è superiore alla prima categoria. Sì. Con più fronti c'erano 400 persone, penso che non si trovano neanche in squadre come il San Biasi, l'eccellenza stesso, sì, che ha portato fino a poche domeniche fa per i playoff, insomma, per salienza del D. Quindi è una spinta, il 12° uomo in campo. Noi abbiamo fatto un grosso investimento. L'investimento maggiore è stato quello di prendere Mr. Franco Barone, una persona molto professionale e un professionista nel dilettantismo, nel senso che è una persona che lavora molto bene. Abbiamo investito nella cultura calcistica, che come sottolineavi tu non c'è in passato, ma non per demeriti di altre persone, ma solo perché esclusivamente a Maida non c'è stato oltre 2 anni consecutivi di seconda categoria, non c'è mai stato calcio. Quindi corretto quello che diceva Mr. Putri, perché è realmente
il risultato di maggiore spicco della, proprio della storia calcistica di Maida, perché noi è il terzo anno di prima categoria che giochiamo a Maida, le vecchie società non hanno mai calcato più della seconda categoria, al massimo 2 anni consecutivi di seconda categoria. Questo è un vanto veramente per tutta la società, per tutta la dirigenza, perché veramente ognuno di noi ha un ruolo importantissimo all'interno della società. Non ci sono prime donne, non esiste un merito più di una persona che di un'altra, è un lavoro frutto di veramente un lavoro di squadra anche all'interno della dirigenza. E poi ripeto, questa cultura calcistica finalmente andiamo a trovare negli spogliatoi a Maida, durante gli allenamenti 18-19 persone, non esisteva, perché ho giocato anch'io a Maida in terza e in seconda categoria, anche nella migliore delle ipotesi ci trovavamo 10 persone ad allenarsi. Questo è il primo... Vabbè, io penso che questo è un frutto del vostro lavoro che avete fatto, avete creato non una squadra, avete creato una famiglia, esatto. Come io posso dire benissimo che tuttora è rimasta una famiglia a fronte. Bravo. Cioè voi siete, diciamo, la stessa cosa, hanno creato una famiglia, ma io adesso non ti voglio... nascondo che il Fronti è stato per me anche un punto di riferimento, il tuo Fronti, okay. La società Fronti, per quanto mi riguarda, non lo dico per fare né faccia lavata né nulla, è stato un punto di riferimento perché il Fronti giocava nella seconda categoria anche con il vecchio Cimaia, sì. E già lì c'era una società, sempre con il presidente Magnotta, adesso che sono state attente a queste cose, cioè al gruppo, al discorso di serietà. E quindi infatti Fronti sono 5-6 anni consecutivi che in prima categoria è sempre stata protagonista. Io gli voglio fare una domanda al nostro direttore sportivo. Visto e considerato che diciamo hanno lavorato bene questa società tutta giovanile, che io conosco quasi tutte, e diciamo che io vado a fare anche i tornei vecchie glorie a calcetto. Però io dico, dopo adesso tutti questi sacrifici che avete fatto, gli volevo fare una domanda e lo vorrei anche stuzzicare un pochettino. Ma il comune, cioè il comune di Maida, visto e considerato che voi adesso avete portato in alto questo nome, questo paese, eccetera, eccetera, vi sta vicino? E in che modo vi sta vicino? O in futuro che cosa potrebbe fare questo comune insieme al sindaco, non so. Allora guarda, vorrei essere breve perché sia il presidente che gli altri dirigenti non vogliono mischiare la situazione politica con la squadra, anche se personalmente sono nel senso voglio essere breve per me, non voglio dilungarmi. È ovvio che l'amministrazione comunale e l'assessore Federica Garo-Cantato e prima Francesco Dati, vorrei anche ringraziarlo per quello che ha fatto in passato, sono stati vicinissimi alla società e anche grazie a loro la disponibilità che si è data per la struttura sportiva e anche per il contributo economico. Scusa, Federica? Federica Garo-Cantato. Allora è la mia collega, è l'assessore. Esatto. Cara Federica, mo adesso quando ci vediamo in aeroporto ti dico io come mi devi aiutare. No, sono stati molto vicini alla società, dandoci appunto la struttura, aprendo tutte le porte possibili e immaginabili per lavorare. Insomma, c'è stato anche un discorso economico di collaborazione. E vorrei ringraziare il sindaco che ha fatto una bella lettera di ringraziamento dopo aver conquistato i playoff sui giornali, sulle testate giornalistiche e sui web, che ha fatto molto piacere alla nostra dirigenza. Detto questo, vorrei fare un'altra piccolissima precisazione sul discorso che facevi poc'anzi tu. L'Atletico Maida, a differenza della zona del Pimbonese, realmente è diventata una delle realtà dell'Ametino, dove tante società, anche gloriose, tipo il Castro, che dopo 50 anni di storia non ha partecipato più a questi campionati. Il Castro ha giocato anche in promozione, voglio dire, ha fatto dei campionati di prima categoria a vincere. Il Real Canopoli stesso, il Filadelfia che ha anche dei passaggi, il San Pietro a Maida, il Curica che ha vinto il campionato di prima categoria, cioè questo a sottolineare e a valorizzare ancora di più quello che abbiamo fatto a Maida, perché penso che siamo diventati una delle realtà più importanti della Medina, e questo è un vanto per la comunità di Maida. Adesso è mantenere comunque difficile, cioè, no? Difficilissimo, e sappiamo benissimo che non possiamo avere la presunzione di avere dietro le spalle chissà quale bagaglio. Questo, man mano che
che stanno passando questi anni, stiamo acquistando più sicurezza proprio grazie alla comunità che ci aiuta, agli sponsor, al mister che ci ha dato una determinata cultura che stiamo servendo nel migliore dei modi. È normale che quando ci sono ma può vedere anche Interforce, quello che abbiamo messo poco, anche mai l'abbiamo fatto vedere anche proprio Interforce. No, dico Interforce che ha dato un po' di questo l'ha dato il campionato, non solo mai, l'ha dato a tutti. Sto vedendo che lui sta girando dietro l'obiettivo. Insomma, direttore, ma questa partita a fronti domenica, raccontaci un qualcosa come si sta vivendo questa settimana, perché la stessa domanda gliela abbiamo fatta ad Alessandro e diciamo che Alessandro si è saputo restringere abbastanza bene. Guarda, io dico che trovare il Fronti, come dici tu, che è una delle squadre più forti del campionato, che arriva da 3 sconfitte consecutive, anche per una questione di statistica, una squadra così forte, pensare di perdere 4 partite di seguito è quasi un'utopia. È ovvio che queste sono partite secche, loro hanno il doppio risultato perché giocando in casa hanno questo vantaggio che hanno guadagnato durante la stagione. Però sono, è pur vero che sono partite che è ovvio che partono favoriti perché sono secondo me se non guarderanno a San Pietro cioè a Tronti voi eravate in vantaggio in primo tempo 1-0 e poi hanno pareggiato a 15 minuti alla fine abbiamo avuto anche un paio di occasioni per raddoppiare il primo tempo, abbiamo fatto uno dei migliori il primo tempo avete fatto uno dei migliori sì è vero, una bellissima il secondo tempo un pochettino siete abbassati tantissimo, io mi ricordo la partita infatti però c'è da dire che anche il Fronte secondo tempo è entrato in campo con un altro piglio, onestamente ha fatto una buona partita, però è stato un pareggio giusto sì, un tempo per parte diciamo così. È ovvio che noi tenteremo che sia Fronte, che sia qualsiasi altra squadra, una squadra che si trova ai playoff è ovvio che non parte col 50% ma siamo sulle percentuali vicine, è una partita secca. Poi voi avete sempre il pubblico della vostra parte. Io sicuramente volevo parlare ai due mister, ai due ospiti, insomma, prima Vincenzo, ma tu Vincenzo sinceramente che okay, hai giocato a calcio, però domenica tu che fronte ti aspetti? Un fronte che vi attaccherà oppure sapendo che loro sul pareggio possono anche diciamo, dire è una partita che può durare 120 minuti, in 120 minuti può succedere tutto, ecco. Tu la tua vedo anche l'ultima partita che abbiamo visto, però non c'è niente quella di Maia perché sa tutt'altro discorso, ecco. Tu, ecco, poi ci vedo anche tu, ci mancherebbe altro. Tu che partite ti aspetti dal fronte? Un fronte aggressivo che cercherà di chiudere la partita oppure un po' più, diciamo, sapendo che voi avete dei giocatori che possono fare male in questo momento, come Gianni, come giocherà Gianni, se giocherà Gianni, perché è disposto un'altra volta. Sì, no, è rientrato dalla squalifica, la formazione la fa il mister. Noi vediamo Caruso, abbiamo Martinez, insomma. Noi di formazione abbiamo un problema di tazza perché purtroppo hanno avuto uno stiramento dopo la partita col fronte al gemello, quindi sarà quasi impossibile recuperarlo dalla partita per noi giocatori. Ma no, che partite aspetti al fronte? Io penso che in queste partite soprattutto una squadra che ha qualità con il fronte non possa fare calcoli del pareggio, di accontentarsi o di difendersi. Io penso che farà la sua partita per vincere. Quindi come giocheremo per vincere, loro giocheranno su un risultato e non sul discorso del pareggio. Sono convinto che giocheranno la partita per vincere. Per me una squadra di qualità non può attendere o aspettare o fare una partita di attesa, secondo me no. Penso che giocherà la sua partita per vincere. Ho fatto una domanda troppo semplice. È una squadra di qualità, non fa mai calcoli, gioca per vincere, esatto. E poi è inutile che ci giriamo, è stata l'unica squadra in tutto il campionato che più o meno ha fatto quel modulo di gioco con Dicello, Cucina e Lucchino davanti Mancato e Palmieri oppure il Dicello, dietro ha avuto Carché di tutto il campionato, gli è mancato con la Stilese e ha perso. Io ho sempre detto Carchedi, quando mancava Carchedi era bello da vedere questa squadra senza Carchedi, ma non è perché non c'è un reparto,
il Carchedi ragazzi è uno dei più forti giocatori non solo di prima categoria ma anche di categoria superiore, perché proprio lui lo puoi mettere dove vuoi, e mancando un certo Carchedi un pochettino contro la Stinese, non lo so, ha giocato tutto, caso che non giocava da 2 anni, l'ultima partita l'ha fatta con me, se non vado errato io non c'ero, che ero a Firenze, hanno giocato con Torcasio, Ventura, Miletta e un fuoriquota. Però ci prendi una parola, io dico, sono d'accordo con te, però voglio dire, essendo che tu hai una partita dove ti giochi la stagione, giustamente, cioè, tu hai cambiato tanto una partita. Ma la stagione se la sono giocata già, Francia, loro dovevano vincere il campionato. Quando la falli, cioè, intanto il campionato diciamo è stato omaggiato dalla Rombiolese, perché quando il Maida vinceva contro il Fronte, certo, la Rombiolese giocava in casa, se non vado errato, e ha pareggiato con una signora squadra di cui abbiamo la Gazzetta che ha festeggiato la salvezza, lo Spilling, una squadra veramente, anche Alessandro ne può dire che nelle vicinanze ha fatto un altro grande campionato, dove c'era anche il problema degli allenatori che volevano andare via per problemi di lavoro, lì c'è, dovrebbe essere un'altra famiglia di una squadra, ha formato proprio una famiglia, perché quando un allenatore viene appoggiato da tutti i giocatori, e non me ne voglia lo Stalettini, a me ancora mi dispiace di come è andata a finire la situazione di Stalettini, quando è stato mandato via, oppure non so, di sua scelta il mister della Stalettini, che Pisano, Pisano si è dimesso, io come giocatore, e glielo ho detto a quell'intervista, avrei fatto un casino per tenerlo, perché io l'ho fatto con un mio giocatore, figurati, un allenatore che va a fare la fisarmonica a un giocatore del Fronte, ecco perché dico che il Fronte era una famiglia. Io sono andato sotto casa di Valerio De Grazia insieme a tutti i giocatori per farlo ritornare a giocare, perché lui doveva partire a Firenze, cioè, infatti quest'anno è lasciato, e io penso proprio questo, che bisogna fare la fisarmonica a Pisano, ai giocatori gli è mancato qualcosa, mentre a Spilling si vedeva subito che era una famiglia unita come non mai. Io, questa è una nota molto importante che io nutro in questo campionato di prima categoria, dove c'è questa assieme di famiglia come l'ha creata il Maia, che ha fatto tanti sacrifici. Io penso che Alessandro quest'anno abbia dato un tocco veramente ad alti livelli al San Gregorio. Guarda, la nota importante, io gli darei 10 solo per questo fatto di non prendere espulsione. Io ritorno sempre su quello, sarei ripetitivo, però dove c'è stata la Stilese e il San Gregorio, io gli darei 10 proprio per questo motivo. Mentre secondo me, voi siete più esperti di me in questo campionato, non so, io sono convinto che la Coppa Disciplina l'ha vinta, mi posso sbagliare, secondo me, stando nei calcoli, l'ha vinta il Fronte. Voi mi posso pure sbagliare, perché ha giocato sempre con la stessa formazione, non ha avuto problemi che avete avuto voi, darsi un po'. Loro, io ho visto il Fronte, è stata proprio un'andata bella, veramente senza infortuni, sempre con la stessa formazione, solo è mancato diciamo il cuore di questa società, di questa squadra, che è Materazzo. Adesso, ecco, adesso andiamo con Alessandro. Allora, senti Pino, parliamo un po' ancora di questo playoff con la Rombiolo. Io so comunque per certo che a Rombiolo non stanno attraversando un momento, almeno in società, non me ne voglio dire Rombiolo, perché non è che lo dico io, lo dicono, si sente voce in giro che insomma non siano, poi giustamente non ci sia tranquillità proprio di vedute, insomma, nel senso di questa squadra. Poi a volte diciamo questo pure. Questo alternare dei risultati, insomma, che credo abbia creato nervosismo all'interno della squadra, sicuramente. Non pensi che magari questo, vuol dire, cioè io penso che anche il Rombiolo, facciamo il caso, dovesse pareggiare con voi ad andare avanti, non credo che nell'ambiente sarebbe gradito una cosa del genere. Penso che loro vorranno vincere la partita, perché non penso che per uno 0-0 sarebbe giustamente, non dico per loro un passaggio duro, però non credo che l'ambiente crederebbe uno 0-0, cioè con te, credo che vorranno vincere, anche dimostrando che anche in casa sono forti, ecco. Ma pensi che magari questo stato dell'animo possa un po' favorirvi, per questo dicevo, ecco. A me è quello che noi. Sicuramente loro vorranno vincere, ed è chiaro che un'eventuale vittoria non farebbe altro che
dare un po' di tranquillità, un po' di convinzione, di fiducia. Però credo che non disdegnerebbero eventualmente almeno di passare il turno con un pareggio alla fine dei 120 minuti. Tu dicevi che hanno avuto qualche problema e risultati alternati. Chiaro, una squadra che a gennaio è stata rinforzata, come diceva Jimmy, con giocatori di un certo livello, di Campo, di Catalano e qualcun altro. È normale che appunto aspiravano nettamente insomma, a lottare per il primo posto. Ce l'hanno avuto praticamente in pugno quasi fino a un paio di giornate alla fine, perché io ricordo in concomitanza la nostra partita a Fronti. Lo spettacolo a Fronti, io l'ho vista. Sì. Londolese, no, Fronti londolese, lo spettacolo. Ho fatto una grossa partita. Una grossa partita la londolese, infatti allora dissi che vinceva il campionato la londolese perché in un modo veramente di categorie superiori. Sì, io questo lo giocavo con lo Spelling, la stessa cosa. Sì, questo... sì, no, ma dicevo, nella partita in cui noi poi siamo stati a Fronti, la partita, se non ricordo male, c'era un Piovese che era giù in palco, se non ricordo male. Sì, appareggiato 0-0 e lì magari di fronte in concomitanza con la sconfitta del Fronti avrebbe potuto mantenere sulla carta dare quell'accelerazione in più, possibilità poi ulteriori che ha avuto. Ma l'ha avuto anche a Nocera, ma anche a Nocera, ma se è mancato il rigore che sono stati prima, poi la partita successiva con lo Spilling, sì, e lì secondo me credo abbia perso il campionato. È normale che di fronte a una partita persa che ti costa un campionato. Ma adesso che non viola veramente molto calmo, ci tengono, è molto seguito. Beh, comunque scusami Francesco, sembra che parlo sempre io, però no. Bisogna veramente fare un applauso a questa società che ha creato uno squadrone di categoria superiore. Sì, poi giocherebbe altro. Perché avere dei giocatori, se tu vai ad elencare una formazione. Se il Fronti ha il 9-11 di promozione, se tu vai a elencare la formazione della Rombiolese, cioè, perciò io penso che una società più di quello che ha fatto non possa fare. Lì è mancato un qualcosa e questo mi sento di dirlo perché ho fatto anche io. Cioè, ma tu Jimmy, su quello tu a Pino, cioè secondo te? Il Rombiolo, secondo me questo non ci arriverà tranquillo, cioè arriverà sempre con una... Ma il Rombiolo non arriverà tranquillo perché ha sbagliato il campionato in casa, ha sbagliato un sacco di partite in casa, ha perso delle grandi occasioni per vincere il campionato, però nessuno può rimproverare una società del genere, perché guarda, io so, lo stadio anche c'è una bella tribuna, c'è un grande spazio, era veramente una squadra di categoria superiore, cioè come presentazione, anche come nome, perché presentare dei giocatori con quei nomi cioè, era una passeggiata, doveva essere. Io secondo me non me ne voglia nessuno, ma c'è stato qualche cosa che non ha funzionato, perché se una squadra del genere non riesce a vincere in casa partite, andare a Girifalco 2-2 al 90esimo, hanno già sbagliato il rigore, con lo Spilling aveva l'occasione di vincere il campionato pareggiando anche, secondo me non è affatto un grande campionato in base ai giocatori, ma se no la società va dato 10 e no. Mi pare di ricordare in un'intervista che fece proprio con Francesco, direttore sportivo della Rombiolese, dove disse, lo salutiamo, ciao Crudo, ciao Rosario, dove disse praticamente che, se non ricordo male, la Rombiolese non era stata a monte costruita per vincere il campionato. Vabbè, arrivati poi a dicembre, vedendo un pochino quello che era l'andamento del campionato, a quel punto hanno visto che c'erano dei problemi. Però Alessandro, tu lo facciamo dalla vita questo campionato, tu togli Catalano e che ha preso e prendi gli altri giocatori, era pure ma c'è un Montaleone pure, ma aveva uno squadrone, aveva Ruffo, aveva De Pascal, aveva Colossi in porta. Io secondo me era stata costruita per stare in alto, ma non penso che nessuno di queste squadre è stata costruita per vincere il campionato. Ognuno si avrebbe fatto un programma, voglio arrivare nei playoff, ma con i nomi, naturalmente dopo con l'innesto di Catalano e di Campo, tutti si pensava che c'era il salto di categoria. Poi io l'ho vista giocare a Fronte, guarda, è stata una partita, io ho detto questa vince il campionato. Perché ma io ho questa spedita, ho visto proprio gente che correva come ragazzini, proprio concentrati, e mi ricordo bene che dopo 10 minuti è uscito al campo per infortunio, è entrato Gullà e ha fatto
doppietta, cioè era una squadra di categoria superiore. Senti, l'ultima cosa, io se vorrei chiudere, se mi permetti, questo collegamento, diciamo, a questo punto, chiedo a Jimmy, innanzitutto vorrei chiederti, Jimmy, una, facciamo una conversazione anche alla Stilesi, che è giustamente campionato. Secondo te, la Stilese, ecco, ha meritato di vincere questo campionato? Guarda, io devo essere sincero, resto sempre, la Stilese è stata come la Rombiolese, ha perso delle partite veramente, adesso cercherò di ricordarmi, voi aiutatemi, che siete, per esempio, è andata a giocare a Nocera, l'ho vista la partita, ha giocato malissimo, gli mancava tanti giocatori, però non l'ho vista una squadra. Poi è andata a giocare a Girifalca, ha pareggiato pure, a Valle Fiorita, cioè ha avuto lo stesso periodo che ha avuto la Rombiolese, però la Stilese ha corretto quella situazione, perché io mi sento sia col direttore sportivo, che saluto, non mi stancherò mai di fare i complimenti a lui, al suo allenatore, un'altra società giovanile che ha cambiato te, ha cambiato tantissimo, ha creato un grande presidente, ha creato un'atmosfera, un'atmosfera veramente bellissima, a stilo veramente grandioso. E io non so se tu lo sai, io a dicembre avevamo fatto una, avevamo entrato in un certo rapporto, e li avevo invitati, che quando venivano a Tronti erano a mie spese, sì, poi fino all'ultimo ho prenotato, poi ci sono stati, non so, problemi. Comunque una società veramente che merita, però la correzione secondo me è stata, come è stata a San Gregorio, le squalifiche sono state importanti, perché dopo di stare lì questa squadra ha preso pochissime espulsioni, ne ha preso una che io mi ricordo con proprio l'autore del gol che ha segnato al fronte, al 90° anno c'era, Zannino ha preso un'espulsione, è la stessa cosa. Questo ha fatto sì che, siccome, come dice Alessandro, il Rombiolo al momento che doveva dare il colpo di grazia non l'ha dato, poi è andato a incappare il Fronti in 3 sconfitte consecutive, è giusto, però è sempre stata prima in classifica, se non vado errato, quasi tutto il campionato. Poi ha avuto un allenatore che noi conosciamo bene, che è stato pure un po' travagliato, è giusto, niente, diciamo che siamo contenti alla fine che ha vinto una squadra che meno male ha portato a Coccoriga, ha portato 400 persone come mai, da una squadra dove c'è fame di calcio, poi lo stadio è abbastanza vasto per una promozione. Io devo fare veramente i complimenti che vuoi alla Stilese. Naturalmente io resto sempre sul mio punto di vista, che c'era la Rombiolese come nomi, poi c'era il Fronte e poi c'era anche la Stilese, invece si è capovolto, e questo va dato veramente ancora più merito a tutti i sacrifici che hanno fatto. Io vorrei solo aggiungere che in effetti è stato poi il campionato per qualche squadra, come dicevi tu, che si è mancato, no? Perché il Fronti a 3 partite alla fine contro di noi onestamente aveva la possibilità di poter mettere una serie ipoteca sul vettore del campionato e non l'ha fatto. Successivamente c'è avuto la Rombiolese, non l'ha fatto, la Stilese c'è avuto il momento opportuno e ha avuto la capacità di non sbagliare, quindi è stato veramente credo abbia vinto unitariamente. Anzi, voglio fare i complimenti a tutta la Stilese, in particolare al mister, perché credo che al di là di tutto, insomma, siano stati sempre là per tutti i campionati, spesse volte anche in classifica. Sono stati nelle primissime posizioni, a pari spenti, senza fare particolari problemi, e come dicevamo, al momento opportuno hanno avuto la capacità, la forza e la bravura di mettere il sigillo determinante di quello che c'è il campionato. Quindi credo che alla fine la vittoria sia assolutamente meritata, e sono contentissimo, come dicevi tu, per mister Bianca, perché era una soddisfazione che si meritava assolutamente. E tu dici tu? Ah, io sono convinto che alla fine i campionati vengono vinti dalla squadra che merita di più. Alla fine, fra decisioni arbitrali, fra situazioni di infortuni vari, eccetera, eccetera, alla fine la squadra che vince il campionato per me è sempre quella che lo merita. Poi, come dice mister Alessandro, è stata più che altro un campionato delle occasioni veramente mancate. Ricordo anche il Fronti stesso, dopo la sconfitta con San Gregorio, perché
a mio avviso ha perso lì il campionato. Però Ambaida poi, con il pareggio della Rotolese vincendo, avrebbe potuto vincere comunque il campionato. Si giocava meglio le chance l'ultima partita con la Stilese, appunto. Però alla fine penso che tutto sommato è stato meritatissimo questo. Io vorrei chiudere questo punto chiedendo a Jimmy, come al solito, la schedina, i quei pronostici, insomma, adesso hai vicino due allenatori, insomma, dico prima, ecco. Ma vabbè, il tuo in realtà ci hanno detto tutto loro, e quando c'è una partita secca c'è il pronostico di passo, ecco, posso dire solo un'ultimissima cosa, avrei avuto solo la più che la curiosità, così anche la curiosità, che Pisano, giusto per allacciarmi un attimo a quello che diceva prima, avesse continuato, insomma, perché credo che probabilmente molti equilibri sarebbero spostati, e sarei stato molto molto curioso di vedere come poteva andare a finire, perché onestamente credo che, almeno dal mio punto di vista, no, ma io l'ho detto dal primo giorno che è andato via, credo abbia portato qualche lamentata di però me. Scusami, Manno come allenatore, ma non è che ha delle colpe Manno, ma no, da quando è subentrato Manno sono state tutte sconfitte. Scusa, nell'intervista che abbiamo fatto qua 4-5 settimane fa, io avevo detto che era difficile per Manno andare in quel, diciamo, in quella tana, perché questi erano veramente affiatati tra di loro. Ecco perché mi ha sorpreso che i giocatori non avrebbero fatto niente per bloccare l'allenatore. Poi, per quanto, così chiudiamo un pochettino, che il mister e il direttore sono impegnati in questi playoff veramente belli, e che veramente vinca il migliore. Naturalmente io, per quanto riguarda l'amico Zaccone, ha detto una cosa veramente importante: manca un uomo come Tarsi, che io ho avuto per 4-5 anni, l'ho avuto a San Pietro a Maida, e so il valore di Tarsi, so anche che il pubblico di Maida gli ha conservato uno striscione all'andata spettacolare, perché avete fatto veramente una festa. Ma io penso che per voi è tutto quello che viene è un qualcosa in più. Naturalmente abbiamo meno da perdere. Sì, sono convinto comunque su questa partita mi posso sbilanciare stavolta. E non so se domenica ti ho dato 1x2 Stilese fronte, no? Perché era giusto che vinceva la squadra migliore. Però ecco, gli dispiace dirlo, sì. Una sconfitta, però con due gol di scarto, invece con Robiolo? Il Robiolo è una partita difficile per Alessandro, ma io penso che anche Alessandro è contento dell'obiettivo, non regalerà niente a nessuno, né il Maida né il San Gregorio, però per Alessandro sarà ancora più difficile, perché questi veramente era una signora squadra. Guarda, io sono tentato veramente ad andare più a Rombiolo che... Anch'io? Così, perché? Perché sono convinto che c'è uno spazio così grande da vedere veramente gente come Crudo, De Pascale e Campostesso, vedere i fratelli Simonetti, vedere Lo Bianco, che c'è un centrocampista come Lo Bianco nella sua squadra, che grandissimo giocatore, che lui dove va se lo porta sempre. Alessandro è un volpone, se lo porta Lo Bianco, perché è un giocatore, veramente di categoria. Però io penso che un pochettino una partita difficilissima, quella è più difficile da dare un risultato, invece la sua lo faccio con un testa. Un'ultima parola, poi ci vediamo. L'ultima cosa su questo playout, Bivonci Chiaravalle. No, io Bivonci Chiaravalle non me ne voglio, il nostro amico. Poi sappiamo che sabato saremo alla radio con te, sì, c'è anche il mister Ernesto che ci darà anche se Roso. Guarda qua, non me ne voglio, c'è il nostro amico anche lì. Roso e Chiaravalle e Ernesto delle. Però dire vince quello e perde quell'altro sta male, no? Io penso che. Allora, tuo parere, sia un'altra giornata di sport come l'ha offerta il Maida del San Gregorio, e diciamo questo finale, che i finali di questi campionati sono sempre brutti e terribili, invece quest'anno
sono stati finali veramente d'applauso sia al pubblico che alle società che si sono rispettati sia dopo una sconfitta che dopo una vittoria, cioè questa è una cosa importante. Per quanto riguarda Bivonci Chiaravalle, io vedo avvantaggiato un po' la squadra di casa. Però per esempio il calcio è bello, ma il calcio l'ho fatto Alessandro, ha dato un colpo di scena a Nicotere che non perdeva 13 partite in casa, è andato a vincere a fronte e si è posizionato nei playoff, già è mettere in evidenza quello che ha fatto Alessandro, può succedere tutto, può anche succedere che vince. Ma ti ricordi anche, avevo ipotizzato, se ti ricordi, sì, che addirittura poteva fare a 0 punti quelle 3 partite prima, invece ne ha fatto 9, cioè Alessandro, guarda, non ci vogliono 3 partite. Io ti posso dire una cosa, anzi, su questo tuo, diciamo, questa tua ripresa, vorrei dire una cosa a poi alla scuola, perché era al mio fianco qui in questo locale, dove io gli disse: occhio che il San Gregorio può fare 6 punti e vi scavalca. E così è stato, guarda. Eppure il Nicotera non perdeva in casa, non ha mai perso. L'ultimo minuto, gli ultimi 2-3 minuti. Sì, ma sì, è stata comunque una partita dove abbiamo sbagliato noi, trovato un portiere che ha fatto veramente una prestazione. Niente, poi per quanto riguarda tutta la rimanenza delle altre squadre, senz'altro qualcuno dice: ma si sono soffermate su... No, faremo poi faremo le pagelle di tutte le squadre, di tutte le società, di tutti gli allenatori. Che dire, Francesco, grazie ancora una volta a questo tuo film, perché è un film quello che hai creato qui. Ma ringraziamo comunque anche il nostro sponsor, il nostro Gregorio VI della Frien Caffè Pizzeria. Salutiamo in via Le Cose, insomma. Ci ha sempre aperto le porte. Che molto gentile ci ha offerto, ecco, ci ha ospitati e parlate di vederlo, insomma. E io chiudo perché sennò sembra che parlo sempre io, vabbè, ma è così che. Vabbè, sei tu. Vabbè, intanto con in bocca al lupo a queste due grandi società che hanno fatto un miracolo calcistico, io lo definisco. E niente, vinca il migliore, al di là che io do per scontato che vince quello, vince veramente lo sport come ha vinto fino adesso. Buona serata a tutti, grazie. Grazie a tutti per la vostra partecipazione, amici di Interforza, ma anche di tutte le squadre, insomma. Salutiamo tutte le squadre, ci vediamo insomma anche la prossima settimana per commentare questi playoff e per andare il capocannoniere del girone. Ma io guarda, io c'ho pure la coppia in macchina, volevo farla vedere, comunque io vorrei che lo proponessi tu, Passafaro del Borgia. L'ho invitato qui un giorno e vorrei che tu lo proponessi tu con la coppa, se ma possibile. Ecco, dopo lo faremo questo. Ok. Diciamo. Raga, che ci prendiamo?